Sono quasi 200.000 le dosi di vaccino somministrate in regione. Il Molise è all'attenzione della penisola per la velocità delle inoculazioni. Migliora anche di giorno in giorno la situazione all'interno dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, ma andiamo a vedere il servizio. Sono davvero incoraggianti i numeri riguardanti le inoculazioni anticoronavirus in Molise. La regione per la prima volta ha l'attenzione dei media nazionali per la velocità e la precisione nell'effettuare le vaccinazioni da quando è iniziata la campagna. Un modello che funziona e che fa invidia soprattutto alle regioni più grandi come la Lombardia. Somministrate quasi 200.000 dosi, si è sempre più vicini all'immunità. In queste ore anche i maturandi hanno ricevuto la prima e questo è un segnale di ulteriore speranza, soprattutto per il mondo della scuola, fortemente provato dai duri mesi di pandemia. Pian piano, da quanto è giunta la zona bianca, si cerca di tornare alla normalità, ma non è ancora possibile abbassare la guardia. Forse, ha detto il Ministero della Salute, dal mese di agosto potremo dire addio alle mascherine se i segnali continueranno ad essere incoraggianti. Intanto è bene seguire la tabella di marcia e cercare di non vanificare gli sforzi sin qui fatti. Da oggi al via anche le prenotazioni per gli over 30. Riguardo ai vaccini, sino adesso 139.115 il totale delle dosi Pfizer giunte, 39.248 quelle AstraZeneca, 17.916 quelle della Moderna e infine 2.727 per Johnson & Johnson. Sono 219.015 quelle consegnate, la percentuale dunque pari al 90,87%. Il presidente della regione Donato Toma è convinto che a settembre sarà possibile decretare la tanto attesa immunità di gregge. Segnali di speranza anche dall'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove sarebbero meno di 10 pazienti ricoverati. Salvo varianti, ci si prepara anche in vista della stagione estiva, ormai partita. E forse per il verso giusto.